Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Ipovolimia. Allora ragazzi, sono venuto un attimo qua nel Nether perché vorrei provare a usare questo portaspawner per recuperare uno spawner di Blaze. Eccoli là i miei simpatici amici. Non credo che siamo già in prossimità di uno spawner, però intanto eliminiamoli, va prima che mi diano fastidio. Ok, facciamo piazza pulita e andiamo a trovare sto spawner. Io sono andato un bel po' avanti, mi sono fatto prendere la mano ragazzi nella costruzione del villaggio, poi vi farò vedere. Però appunto ho fatto passare un sacco di tempo per costruire il villaggio, ma non ho fatto altro. In più in questa settimana ho lottato un po' con il pack della Continuity, dell'FTB Continuity, perché purtroppo continua a crashare nel momento in cui vado a uscire dal gioco. Il problema è che questo causa il danneggiamento del salvataggio e mi rende quindi impossibile continuare la partita. Però questo lo vedremo nel prossimo video dell'FTB Continuity. Andiamo avanti alla ricerca di questo spawner. Qua cosa c'è? Ah no, è da dove sono arrivato io, pardon. Si vede un po' poco, meglio che tengo una torcia in mano, va? Ok ragazzi, eccolo qua finalmente, non era tanto lontano in effetti. Quindi eliminiamo questi blades e poi vediamo di usare il portaspawner. Non so come si faccia, basta cliccarlo. Oh sì, perfetto ragazzi, direi che possiamo tornare subito a casa. Così metto lo spawner sotto l'altare e iniziamo a farmare anche questi cari blades. Allora, andiamo subito sotto l'altare, aiuto. Sta caricando il mondo ragazzi, mamma mia che laggate che ha piantato. Qui ho messo giù, forse non l'avevate visto, tutta una serie di elevator. In questo modo possiamo scendere ed ecco qua l'altare un pochino più sistemato. Manca ancora tutte le pareti, però ragazzi è una cosa piuttosto lunga. In compenso, ecco qua, abbiamo un soffitto. Allora, questo spawner bisogna che lo metto qua sotto, quindi devo scendere al livello 3. Perfetto. Ora, come si metterà giù questo spawner? Non ne ho la più pallida idea. Proviamo a metterlo semplicemente qua così. Oh sì, fantastico, è stato facilissimo. Va bene, vediamo un po' se funziona tutto come dovrebbe. Ah sì, eccoli. Perfetto. Funziona tutto, il rituale è già attivo. E quindi dovremmo avere il sangue nel nostro altare. Ok, sì, sta funzionando tutto alla perfezione. Ora, l'unica cosa che mi manca sono i cluster, quindi andiamo a farli, ragazzi.
ragazzi, ce l'abbiamo fatta, è stata lunghissima, però finalmente abbiamo il tier 6 del nostro altare, quindi finalmente potremo automatizzare anche la farm delle cose della Blood Magic. Per farlo dovrò magari aggiungere un po' di rune dell'accelerazione all'altare e soprattutto dovrò fare in modo che il nostro spawner non sia più uno spawner di questo tipo qua semplice, ma dovrà essere tipo quello della Draconic, quindi dovrò fare un po' di modifiche ancora. Però intanto sono già molto molto soddisfatto così. Adesso direi che vi faccio vedere quello che ho fatto nel mio piccolissimo villaggio artificiale. Eccoci qua, guardate quanti villaggeri sono spawnati, ragazzi. Io con loro, con diversi di questi, non con tutti, ho già fatto tutti i trade possibili, quindi gli ho sbloccato tutte le ricette. Devo dire che non hanno cose granché interessanti, però intanto ho un bel po' di villager. In più, visto che ero qua che aspettavo, che speravo di far spawnare appunto i coboldi, sono andato avanti e ho fatto delle altre modifiche. Come potete vedere, ho ampliato il villaggio. Intanto qua c'è uno zombie, fatemelo ammazzare che non si sa mai. Qui ho messo un ciocco di legno per evitare che i villaggeri scappassero. Purtroppo lasciarlo posata, è stata una pessima idea. Ok. E qui, come potete vedere, ho allargato il villaggio. Ho fatto un faro che guarda verso la mia isola. Qua c'è un mini scheletro che facciamo fuori subito. Qui c'è una doppia casa, laggiù c'è un'altra mini casetta. Insomma, ho allargato un pochino tutto. Per ora è fatto tutto con i blocchi di legno, quindi è veramente una poverata tristissima. Però conto di sostituirli con dei blocchi un pochino più carini. Certo è che in tutto il tempo passato a fare questi edifici e nel tempo che sono stato AFK qua, non ho notato nessun coboldo, non è arrivato nessuno di questi maledetti mob, quindi non so se quello che ho fatto fino adesso è servito a qualcosa oppure se è stata soltanto una perdita di tempo. Va bene ragazzi, detto questo, oggi vorrei fare un'altra piccola cosina relativa alle quest, visto che è un po' di tempo che ignoriamo le quest. L'altra volta mi sono dedicato a quel capitolo di quest che era abbastanza facile. Oggi vorrei andare avanti, ho guardato un pochino con la Technomancy. Nello specifico, oggi io proverei a fare questo Energy Condenser, e qua c'è un altro lupo ma finiamo dopo, e questo Eldritch Consumer, che di fatto è praticamente un quarry che produce essenzia, quindi niente male davvero. Il lupo è sparito? Ok, se n'è andato da solo, va bene, non chi sono io per stare a sindacare. Il problema, ragazzi, è che per fare queste due cose qua bisogna fare delle infusioni nel nostro altare della Towncraft, ma sono due infusioni abbastanza pericolose, quindi incrociamo le dita e speriamo di non saltare in aria. Quindi ragazzi, vi faccio subito vedere come si fa il condenser. Eccolo qua, questo è il rituale, vedete, very high, quindi è abbastanza pericoloso. Ci serviranno dei tamium block, questi enchanted coil e un semplice steel casing, quindi tutta roba facile. Il runic matrix ne avevo già uno d'avanzo, se ricordo bene, quindi non dovrebbe essere un problema, è esatto. E quindi possiamo già farlo, se non fosse che devo prima controllare se ho tutte le essenze necessarie. Ok ragazzi, ci siamo, mi sono assicurato di avere sufficienti essenze per poter fare il rituale, quindi mettiamo il nostro runic matrix sul nostro pedestral e poi mi sono preso e mi sono fatto un paio di questi cosi in più, così dovesse andare storto qualcosa, diciamo, posso rimediare abbastanza facilmente. Allora, mettiamo tutte le nostre belle cosine. Cosa mi manca? Lo steel casing. Perfetto, quindi siamo pronti ragazzi. Incrociate le dita, speriamo che vada tutto come si deve. Per il momento sembra andare tutto bene, le essenze se le sta ciucciando, quindi non mi rimane altro che controllare che tutto vada per il meglio. Per ora ragazzi sta andando decisamente benissimo, non vedo praticamente fulmini, ha fatto giusto un paio di scariche ma niente di preoccupante, e non è uscito nessun flux. Sta finendo di ciucciarsi anche Ordo, quindi a breve avrà finito di ciucciare le essenze. Quindi wow, sta andando davvero tutto benissimo, non ci posso credere. Ok, ha iniziato a prendersi i vari componenti.
Benissimo, manca soltanto più i due Tamium Block. Forza, non farmi scherzi adesso, ti prego. Oh sì, ragazzi, eccolo qua. Fantastico, e quindi abbiamo il nostro Energy Condenser. Energy Condenser che con 5 milioni di RF dovrebbe produrre delle essenze. Siccome io però non ho tutta questa energia da parte, è stato bello produrlo, è stato interessante, però non posso sperimentare come funziona. Mi accontento di climbare la quest. Quello che a me interessa principalmente è provare a vedere come funziona questo Eldritch Consumer, che di fatto è un quarry. Il problema è che per fare quell'affare lì, il rituale è ancora più pericoloso. Vedete, ci richiede, a parte un sacco di essenze, che 128 di perfodio vuol dire bruciare un sacco di picconi, il resto tutto sommato è fattibile, e mi devo mettere a fare queste cose qua. Soprattutto vedo che c'è questa lithium dust che possiamo fare. Sì, ah beh, si fa abbastanza facilmente. Del lead dust con dell'osmium dust. Va bene, la faccio subito, ragazzi, e poi vediamo di iniziare a fare questo rituale. Fatemi solo, già che ci sono, produrre un po' di picconi di pietra da mettere a bruciare. Allora ragazzi, ho fatto questo piccolo sistemino per alimentare la nostra fornace coi picconi, altrimenti non finivamo davvero più. Intanto mi sono già fatto anche il piccone di diamante e il piccone di tamium. Ho preso un po' di polveri, adesso andremo a farci anche la lithium dust. Quello che mi serviva sono però un paio di giare, quindi facciamocele. Non sono le void jar, mi serviranno le giare quelle normali, quindi facciamole subito, tanto non dovrebbero essere complicate. E poi ci servirà un constructor, non mi ricordo mai come si chiama. Alchemical Construct, ok, quindi facciamoci anche uno di questi. Fantastico, non mi mancano diverse cose. Cosa mi manca? Vabbè, dei filtri e degli Essentia Valve. Va bene, facciamoci allora i filtri. Non sono un problema, li mettiamo dentro. Facciamone anche qualcuno in più, tanto servono. E poi gli Essentia Valve, che forse si fanno proprio con i filtri, se ricordo bene. Ah no, ok, mi ricordavo male. Quindi facciamoci un paio di questi, fantastico. E adesso dovremmo poterci fare, eccolo qua, il nostro construct, fantastico. Abbiamo tutto, ragazzi, mi manca soltanto la lithium dust, ma non è un problema, la facciamo subito. Ok ragazzi, ci siamo, dovrei avere abbastanza essenze dentro il mio circuito, quindi siamo pronti, iniziamo il nostro rituale. Mi sono fatto, intanto che aspettavo, anche un altro piccone di tamium e uno di diamante in caso dovesse andare storto qualcosa. Visto che è un rituale appunto ad alta pericolosità, io mi aspetto che succeda di tutto. Incrociamo le dita, ragazzi, speriamo che vada tutto per il meglio. Eccolo lì, porca miseria, subito iniziamo. Guardate che disastro ha già fatto sto flux. Maledetto flux. Attiviamo magari il magnet mod, così recuperiamo tutta la roba che si sdroppa dal nostro altare. Non sarebbe affatto una cattiva idea. Mettiamo di nuovo a posto le nostre teste di Wither. Ok, mi sto decisamente cagando addosso. Allora, qua mi ha sdroppato anche una giara. Perfetto, meno male che me ne sono accorto. Bisogna fare molta molta attenzione davvero a tutto qua. Ok, per il momento sembra andare tutto per il meglio. Sta finendo di prendere il permutazio. Ok, quindi inizia col perfodio. Oh, mi ha sdroppato di nuovo la giara. Meno male che me ne sono accorto. Ok. Aia. Mettiamo a posto il piccone. Stavolta il piccone se l'è consumato. Eh sì, stavolta il piccone se l'è consumato, ragazzi. Accidenti, non ho più il piccone di diamante da poter sostituire. Quindi rischiamo grosso qua. Però ora che ci penso, il rituale molto spesso fila liscio anche se le robe le mettiamo all'ultimo. Quindi sapete cosa vi dico? Visto che di questi ne ho soltanto più uno, io il piccone e la polverina me li tengo in mano. Nel caso arrivassimo alla fine del rituale, li metto sui piedistalli all'ultimo secondo. No? In questo modo non dovrei rischiare di perderli. Quello di tamium ce l'ho ancora, la giara di riserva ce l'ho ancora, quindi almeno questi sono a posto.
Intanto qui sta finendo di ciucciarsi anche potenza, forza. È un rituale piuttosto lungo, eh. Ci siamo. Sta ciucciando la roba, quindi fatemi mettere la polverina e il nostro piccone. Così dovrebbe prendere tutto. Ha sdroppato quello di Tamium. Rimettiamolo dentro. Ti prego, dimmi che sta andando. Oh, sì! Mamma mia, ragazzi, che tensione. Però eccolo qua. Ce l'abbiamo. Il nostro Eldritch Consumer. Ora non ho idea di quanto Urca richiede 1 milione di RF per funzionare. Profondità fino alla bedrock e ha un raggio d'azione 19x19. Va bene, ragazzi. Voi non avete idea di quanto tempo ci è voluto ad arrivare ad avere questo attrezzo qua. Brutto come la morte, tra l'altro. Fatemelo mettere giù un attimo. Guardate che brutto che è sta affare. Comunque, direi che per questa volta è tutto. Io adesso devo escogitarmi un modo per produrre 1 milione di RF per poterlo alimentare. E la prossima volta andremo a provarlo. Ciao ciao!